Dovremmo esserci. Abbiamo tutti i microfoni aperti. Buonasera. Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo su Facebook. Siamo Numero. giunti al meetup di marzo. Abbiamo un ospite che viene da molto lontano, ma molto vicino per quella che è la situazione di questo sfortunato e fortunato per certi versi paese. Come va, Francesco? Tutto bene? Sì, tutto bene, in realtà non vengo da lontano perché sono nel mio ufficio, però immaterialmente vengo da lontano perché sì, vengo da Catania, quindi in realtà distanti sarei dovuto essere lì, ma avrebbe fatto tantissimo piacere, però il momento è quello che è, lo viviamo come tale, fuori di dubbio. Allora, vedo che si stanno collegando un po' di persone, darei un attimo il tempo di Certo che sì. prendersi agli ultimi. Cosa dire? Allora, oggi non siamo, per chi ha seguito le puntate precedenti, questo è il secondo meetup che facciamo in streaming, è una novità per noi, la situazione ci costringe a questo, siamo pronti a tutto, quindi anche i prossimi meetup, se questa situazione sfortunata non migliorerà, però continueranno comunque in streaming. È una cosa che sta funzionando e che sta avendo comunque il suo apprezzamento. Non siamo nel mio ufficio come l'altra volta, quindi alle 8 non rischio che suoni l'allarme. Possiamo andare lunghi, quindi fai durare il talk tutto il tempo che vuoi. Siamo a casa mia, è una nuova sede di Nuova Pompei. location, nuova location. Perché per chi non lo sapesse, ogni volta che inizia il Fevre dal vivo racconto questa storia qua. Allora, noi abbiamo iniziato in un coworking in centro a Verona, in via Vicoletto Valle, che non è più un coworking oggi. Poi ci siamo spostati in un altro posto che stava a poca distanza da lì, dove c'era una startup locale. Poi la startup ha fatto un exit, quel posto adesso è un posto che fa Pilates. Siamo stati ospitati poi in un coworking di un'azienda, di un'ex location che era una banca, uno dei forse i posti più belli, perché alla fine era praticamente solo nostro, e quel coworking è fallito. Poi ci siamo spostati in un'altra azienda, l'azienda l'anno scorso ha fatto un exit. Da giugno dell'anno scorso siamo ospiti di Officina 18 ed è arrivato il coronavirus, quindi spero che Quindi almeno la casa non me la portino via. non so se è il caso di ospitarvi o meno in azienda, perché potrei o fare un exit incredibile o fallire, in parole Esatto, povere. comunque qualcosa succede, Esatto. Sicuramente è qualcosa che crea fermento. ecco. Esatto, sì, anche troppo. Comunque, iniziamo ufficialmente il meetup di marzo. Ospite è Francesco Sciuti. Ci dispiace un sacco, soprattutto perché saremo stati per la prima volta all'università, ma evidentemente non sa da fare. E ringraziamo gli sponsor che comunque ci supportano anche da lontano, anche da remoto. Il primo è West House, del quale trovate i contatti qui, in teoria, qui. West House è un'azienda di recruiting in ambito IT. Trovate anche i contatti di Emily Compagni, è uno dei partner, degli sponsor che ci supporta dall'inizio praticamente, quindi è uno di quelli che tra i primi ha creduto nel progetto di Fevre e nonostante il remoto ci dà una mano, hanno un sacco di posizioni aperte, la richiesta di sviluppatori a Verona è enorme come credo in qualunque altra città. Non so se sia una battuta becera che è più difficile trovare uno sviluppatore front-end o la mucchina di questo tempo, però la faccio perché ormai è troppo tardi. Un altro degli sponsor è di Groove, che invece si occupa principalmente di formazione. Se volete fare dei corsi di formazione anche da remoto, visto che non c'è altro modo di farli ultimamente, Francesco ne sa qualcosa, vista la giornata di oggi. Di Groove ne offre veramente molti, non solo in ambito IT, ma principalmente in ambito IT. Ma come dicevamo prima, le slide sono già finite. Come dicevamo prima, siamo qui per parlare non di gatti, ma di Web Components con Francesco. Allora, io non metterei con le ciance, se riesco a spostare il mio cursore, lo riporto nella schermata giusta, darei spazio a Francesco e mi toglierei e sfumerei nel nulla in un. Ok, innanzitutto buonasera a tutti. È un'esperienza un po' strana, sono
abituato a parlare di fronte alla gente in questi termini. È un po' strano, però proveremo a farlo e vedremo di darvi quanto più possibile. Innanzitutto mi presento, se riusciamo. Già, cominciamo bene. Sono Francesco Sciuti, sono un nerd datato, si può notare anche dagli oggetti datati che mi porto alle spalle, e da qualche anno, diciamo, faccio lo sviluppatore e sono un amante sia di tutto il mondo nerd che soprattutto della condivisione del sapere, dico sempre, cioè la possibilità di confrontarsi con gli altri e vivere un confronto continuo con gli altri, perché è bello imparare e, se qualcosina la si sa, provare a offrirla anche agli altri. Io sono tra quelli che ne sanno veramente pochino, però quel poco che riesco a offrire proverò a darvelo. È stata una giornata veramente lunga, come ha detto Matteo, perché è già 8 o 9 ore che parlo, però proverò ad essere breve, esaustivo e magari a dire pure le cose in maniera corretta, non sarebbe male. Sono socio, vi dico che cosa faccio nella vita, sono uno dei soci di Academy, che è un'azienda che fa sviluppo software e formazione, abbiamo sedi a Catania, come accennavo prima, e sostanzialmente queste sono un po' le tecnologie che utilizziamo in azienda ed alcune delle quali andiamo anche in giro a fare formazione. Bando alle ciance, come diceva Matteo prima, parliamo di Web Components. Faremo una cosa piuttosto semplice, faremo prima una panoramica, mi auguro di non essere troppo lungo. Dopo una panoramica faremo daremo un'occhiata più che altro a un rapido esempio su uno degli strumenti che consentono oggi di fare Web Components, giusto per dare un'idea di che cosa possono offrire, un'idea molto semplice ma comunque spero efficace, quindi un'idea con uno strumento che nel nostro caso sarà Angular, ma vedremo che ce ne possono essere anche tante a riguardo, oltre la semplice, la redazione direttamente dei Web Components in vanilla JavaScript. Questa è una delle frasi con le quali voglio sintetizzare un concetto che chiunque scriva codice oggi penso possa sposare, ma anche chi scriveva codice ieri. E cioè, avere la possibilità di rendere il nostro codice riusabile è senz'altro un'eccellente idea. Cosa intendiamo? Che qualunque cosa noi andiamo a scrivere, sicuramente uno dei migliori risultati che possiamo avere è avere la possibilità di riutilizzare e rendere quindi riutilizzabile quanto più possibile il nostro codice. Perché? Perché ci verrà comodo in più e in più occasioni, ci eviterà spesso di reinventare la ruota e quindi ci darà un'enorme possibilità di renderlo utile non solo per uno scopo specifico, ma per tanti altri. Questa frase, devo dire che per il mio piccolo sapere, si sposa molto bene con il concetto di Web Components. I Web Components sostanzialmente sono, in realtà, attualmente sono tra le buzzword più di grido nel mondo del front-end assieme a qualcun'altra. È una tecnologia, anzi una collezione per essere precisi, tecnologie neanche tutte così recenti, che offrono sostanzialmente, messe insieme e riuscendo a collaborare, diciamo, tra loro, danno la possibilità e consentono di utilizzare degli elementi custom nelle nostre web application, avendo e offrendo quindi la possibilità di isolare e incapsulare quindi delle parti di codice dal resto delle nostre applicazioni. Nello specifico, quindi, ci consentono, per semplificare la cosa, di realizzare dei tag custom, cioè dei tag, per farla breve, HTML, scritti da noi, inventati e realizzati da noi, in modo tale che questi possano essere riutilizzati a destra e a manca, soprattutto in maniera totalmente agnostica, cioè senza
legarsi particolarmente ad un framework, scusatemi, ho la lingua che si inceppa, ad un framework piuttosto che ad un altro, semplicemente per il fatto che fanno parte di uno standard, cioè dello standard dell'API JavaScript nello specifico. Andiamo a vedere che cosa può essere, cos'è un Web Components e come a che cosa può servire. Allora, sicuramente Web Component, come dicevo, è un elemento HTML custom, quindi un tag custom, un tag che ha, per farla in maniera elementare, un nome inventato da noi. Dopo vedremo che cosa vuol dire nello specifico. Sicuramente uno dei suoi scopi è quello di contenere al suo interno una logica che, per quanto dobbiamo provare a rendere semplice, gli consenta di funzionare in maniera indipendente. Questo perché? Perché soprattutto uno degli scopi più importanti è che il Web Components non debba influenzare tutto il resto dell'applicazione. Questo ci serve per principalmente una ragione, la riusabilità. Ma la riusabilità di questo Web Components deve comunque evitare, grazie appunto al contenimento e all'incapsulamento delle proprie caratteristiche, diciamo così, deve evitare la collisione con il resto del contesto in cui lo andiamo a inserire. Nello specifico, ad esempio, non deve andare ad interferire con il resto del JavaScript scritto sulla nostra pagina, quindi lo script, dello scripting della nostra pagina, o di eventuali CSS esterni, che normalmente è uno dei problemi, o lo è stato in passato, uno dei problemi più comuni. Una delle cose interessanti è che, così come un tag HTML standard lo posso utilizzare in più e più posizioni all'interno, dico, della mia pagina, che sia una pagina piuttosto che una web application, quello che vedremo dopo, spero non tipo intorno alle 10:30 di sera, anche perché sono la slide 3, devo farne 140, così come ho la possibilità di posizionare più e più tag della mia pagina, più tag standard, ho anche la possibilità di definire più istanze all'interno della mia pagina del mio web component. Perché, vi ripeto, per farla semplice, alla fine dei giochi risulta essere un tag custom. Questi sono i tre macro mattoni che compongono, che aiutano a definire la tecnologia Web Components. Sono questi tre più una quarta che andremo da appena ad accennare. Custom Elements, la prima di esse, diciamo, quella portante, diciamo, quella principale per la tecnologia, per la tecnologia Web Components, perché è quella che ci consente di definire tramite delle API JavaScript degli elementi custom, proprio quindi quelle che ci consentono, le API che ci consentono di creare degli elementi appunto custom, da cui il nome custom. L'altra è lo Shadow DOM, sentito in più e più ambiti, anche per chi utilizza il framework ci si sarà in un modo o in un altro scontrato, che consentono di creare un DOM specifico per l'elemento che stiamo andando a realizzare. Quindi avere la possibilità per un custom element di creare un DOM specifico e completamente isolato dal resto della pagina. Anche questa è una cosa che proveremo a chiarire fra pochi minuti. L'altra tecnologia sono gli HTML templates, che sono uno standard già da un bel po' di tempo e sono sostanzialmente, per lo più, due tag, template e slot, che ci consentono di utilizzare e di riutilizzare il markup in maniera molto intelligente e in maniera da costruire dinamicamente il nostro layout. Anche su questo vedremo un attimino di fare il punto. L'altra tecnologia sono gli HTML modules, che, se avremo tempo, accenneremo appena dopo. Ok, cos'è un Web Components? Cosa mi serve per realizzarlo? Innanzitutto, prima cosa necessaria è la realizzazione di una classe ES6, quindi ECMAScript 2015. Questo ci fa capire che i Web Components comunque abbracciano un approccio chiaramente
moderno allo sviluppo web. E questo già è una cosa che ci deve fare ben sperare. Dopo aver scritto la nostra classe, quello che sarà necessario sarà registrare, scusatemi ma la sedia è scomodissima, sarà registrare questa classe come custom element dentro il custom element registry, che è sostanzialmente il registro tenuto da JavaScript, sempre per semplificare, che ci consente di definire appunto dei componenti custom e far sì che il browser sia in grado di riconoscerli. Altra cosa che potremmo fare, non obbligatoria, per realizzare un web component è quello, giusto appunto, come accennavo prima, di agganciare un DOM shadow al nostro custom element tramite un metodo che dopo vedremo, che è attach shadow, che dopo affronteremo adeguatamente. Se è il caso, definirò dei template o degli slot per far sì che i miei template o la parte di view di questo componente sia realizzata in una maniera quanto più flessibile e dinamica possibile. Dopodiché, fatti questi step, ripeto, sicuramente il creare la classe e registrare il custom element obbligatori per avere un custom element, gli altri facoltativi, spesso fortemente suggeriti, ci consentiranno di avere un custom element ed utilizzarlo sostanzialmente dove vogliamo, che sia essa una pagina web canonica, una web application, utilizzarla all'interno di un framework e via dicendo. Attenzione, l'accenno subito perché poi magari dopo non c'è il tempo, non deve spaventare poi tanto il fatto che per creare custom element sia necessario scrivere una classe S6, perché grazie a dei polyfill è possibile far sì che i web components, custom element nello specifico, possano essere utilizzati anche dai browser meno recenti, perché vogliamo o non vogliamo, è inevitabile che ancora qualcosa la sia necessario supportare. Andiamo a vedere un attimino come funziona la definizione di un custom element e quali sono le caratteristiche principali. Questa è un'immagine catturata in realtà dalla documentazione di Angular, ma che aiuta bene a capire, io mi auguro che dalla live si veda, ci consente di capire un attimino come funzionano i custom element. Sostanzialmente, una volta realizzato il custom element, quindi scritto quello che dobbiamo scrivere, che vedremo fra qualche minuto, sarà necessario registrarlo. Il nostro custom element registry quindi terrà a mente che ad un tag corrisponderà una determinata classe che conterrà il comportamento, nonché anche il layout di quel componente, e avrà quindi la possibilità di istanziare nella posizione in cui abbiamo indicato il tag quello specifica classe, e quindi utilizzare quell'elemento per il DOM, per rappresentare nel DOM quel tag. Vedremo anche come lo fa, e vedremo che sarà, che è una cosa molto indicativa ed intuitiva. Quello che mette a disposizione sostanzialmente le API custom element sono delle API estremamente semplici, giusto un paio. Abbiamo la possibilità per i nostri elementi custom di gestire un ciclo di vita. Lo accenneremo appena dopo, ma già questo ci offrirà la possibilità di agganciarci a determinati momenti vita appunto del nostro componente. Avremo la possibilità, grazie ai custom events, di gestire eventuali eventi custom che desideriamo realizzare per offrire dei comportamenti specifici al nostro custom element. La cosa interessante è che sono ereditabili. Ora, da subito, spazio a questi argomenti. Guardiamo un attimino cos'è il custom element registry. Sostanzialmente è quell'interfaccia che ci consente di offrire i metodi per la registrazione e un'eventuale interrogazione sui custom elements. Per
registrare un custom element, viene messo a disposizione dall'oggetto window una proprietà di sola lettura chiamata custom element, che grazie a un metodo define ci consentirà di registrare il nostro custom event, il nostro custom element, scusatemi. Guardate qui, questa è la rappresentazione minima, spero si legga, ma mi sembra di vedere dall'altro monitor di sì. Questa è la rappresentazione minima di un web component, di un custom element per essere precisi. Guardate qui cos'è, è piuttosto semplice. Una classe, in questo caso chiamata Autonomous Button, che estende un HTML element. L'HTML element è sostanzialmente la classe dalla quale ereditiamo, che è la classe base sostanzialmente, la facciamo sempre piuttosto semplice, dalla quale ereditano le varie classi che poi rappresentano i vari elementi del DOM. Una volta istanziata una classe, cioè definita una classe anche completamente vuota, grazie alla proprietà custom elements dell'oggetto window, abbiamo tramite il suo metodo define la possibilità, guardate qui, di stabilire come primo parametro un nome del nostro custom element e la classe relativa che gestirà quel custom element. Guardate qui sotto, sì, si legge. Sostanzialmente poi all'interno del mio HTML, una volta che avrò anche importato lo script, cioè avrò importato tra gli script la mia classe, avrò banalmente la possibilità di indicare all'interno del mio HTML un tag con il nome che è stato indicato, che deve avere delle caratteristiche particolari che ora diremo, ed a quel punto questo tag si comporterà esattamente come decideremo noi, ad esempio, con della logica, che in questo caso è indicata da tre puntini, ma è meno determinante e poco importante in questo momento. Guardate qui, oltre la possibilità, e questa è un'altra cosa molto interessante, oltre la possibilità di creare custom element completamente, custom, scusatemi il gioco di parole, e quindi che estendono da HTML element, è possibile anche ereditare direttamente da delle classi più specifiche, come ad esempio nel nostro caso una classe Customized Button che ci consente di estendere direttamente da un HTML Button Element, che è la classe che rappresenta nel DOM un tag di tipo button. Guardate qui la differenza nella definizione. Andrò ad indicare sempre come primo parametro un nome, andrò a indicare la classe relativa, per ultimo con un object literal, con la proprietà extend, la chiave extend, avrò la possibilità di indicare a quale tag estendo, qual è il tag dal quale estendiamo sostanzialmente questo custom element. La differenza è anche nella redazione poi dell'HTML. Infatti, in questo caso, quello che sarà necessario sarà indicare il button come regolarmente lo faremo come tag, ma utilizzare attraverso l'attributo is quale è il custom element che prenderà il sopravvento e che quindi gestirà quel tag button con la relativa classe. Dicevo prima che ci sono delle piccole caratteristiche da notare. Ora, se avremo il tempo, lo guarderemo ci proveremo a guardare un custom element in tutta la sua forma. Sostanzialmente è importante definire che nella definizione del nome è sempre necessario, nel nome del custom element, cioè il nome che poi sarà il tag nello specifico, sarà fondamentale indicare un trattino, cioè non possiamo utilizzare una singola parola.
sarà fondamentale utilizzare il kebab case, quindi, scusate se torno indietro, ad esempio customized-button. Questo è uno dei comportamenti obbligatori. Come dicevamo, è necessario indicare e utilizzare una classe S5 e, come vi ho fatto vedere pochi secondi fa, è possibile anche ereditare ed utilizzare quindi da elementi nativi di HTML, e lo si fa tramite la proprietà extend del terzo parametro. Scusatemi, ma scusate un secondo, perché purtroppo mi si sono bloccate le slide. Vabbè. Allora, come accennavo prima, è quindi possibile, qui forse è maggiormente leggibile, è possibile definire custom element che vadano a surrogare al comportamento di tag standard. Guardiamo un attimino quali sono gli hook del ciclo di vita del nostro custom element. In questo caso, tra gli hook sto includendo anche il constructor, anche se nella slide è indicato bene, una creazione di istanza o il ciclo di vita dei custom element. Sicuramente, in quanto classe, abbiamo la possibilità di definire un constructor. Il constructor normalmente è utile, cioè andiamo a posizionare le porzioni di codice che definiscono le caratteristiche dell'istanza. Uno dei casi più comuni è appunto la creazione dello shadow DOM, che normalmente avviene, se non in casi assolutamente particolari, avviene all'interno del costruttore. Quindi sostanzialmente, quando il custom element viene istanziato, a quel punto vengono create ad esempio lo shadow DOM o le operazioni di inizializzazione e di definizione delle caratteristiche. Badate che è sempre necessario richiamare il metodo super. Esistono poi altri gli hook del ciclo di vita, connected callback, quando sostanzialmente l'element viene connesso al DOM, la prima volta che l'element viene connesso al DOM. Dopo faremo una piccola distinzione, perché dal momento in cui viene registrato al momento in cui viene connesso c'è una fase in cui appunto l'element ancora risulta non connesso. Una volta che è connesso possiamo fare scaturire le operazioni che riteniamo opportune. Mi viene un esempio: eventuali chiamate a qualche PI o qualcosa del genere. Di contro abbiamo anche look disconnected, che offre ovviamente la fase del ciclo di vita diametralmente opposto, cioè quando l'element viene disconnesso dal DOM del documento. Adopted, quando viene spostato in un nuovo documento. Vi dico la verità, in tutta la documentazione che ho letto non ho trovato un caso utile per questo genere di hook. E l'altro, che è molto interessante, è Attribute Changed Callback, che sostanzialmente ci consentirà monitorare degli attributi dell'element, quindi quando sono aggiunti, rimossi o modificati, e che quindi ci darà l'occasione di compiere determinate azioni, alcune di queste le vedremo, nel momento in cui appunto qualche attributo viene intaccato in qualche modo. Vedrete che, e lo accenneremo dopo, ve lo accenno da subito, è anche indicato nella slide, per far sì che non siano indistintamente tutti gli attributi verificati, quelli che scateneranno, che triggereranno questo callback, saranno solo quelli indicati in una proprietà statica che si chiama Server Attributes, che vedremo fra qualche minuto. Guardate qui, ad esempio, guardiamo un attimino una delle cose più importanti e interessanti da valutare nei custom element. Credo di aver nascosto una slide, ma non importa. Sostanzialmente sappiamo bene la distinzione tra gli attributi e le proprietà. Bene, questo costringe, o comunque rende quasi suggerito o obbligatorio, di far sì che gli attributi del mio tag HTML siano coordinati e sincronizzati con le proprietà del mio
del mio oggetto DOM. Quindi, per far sì che queste due caratteristiche, queste due proprietà, con gli attributi relativi, sappiamo che esistono n attributi ai quali corrispondono n proprietà. Non tutti gli attributi, però, ad esempio, hanno un corrispondente tra le proprietà. Vedi, ad esempio, gli attributi per l'accessibilità, gli area attributes, ad esempio. In quel caso può essere, è comunque utile e fondamentale far sì che una proprietà rifletta il proprio stato direttamente su un proprio attributo. Guardate qui, c'è uno snippet di codice che, grazie a un setter e un getter, ci consente quindi di far sì che noi lavoreremo sulla proprietà e che sarà questa che, una volta settata o, perdonatemi il termine, gettata, ci consentirà di andare a lavorare direttamente sull'attributo. Vi faccio notare una cosa, ad esempio, guardate questo mapping, ci torna la, scusatemi, questo mapping ci dà la possibilità di settare o rimuovere l'attributo e il getter ci consente di avere a disposizione l'attributo. Questa cosa all'inizio può creare qualche dubbio e qualche problematica. Dopo proveremo a vedere un intero custom element e vedrete che è una caratteristica fondamentale per appunto tenere in sync tutte queste proprietà e gli attributi che lo necessitano. Vi faccio vedere una cosa che era quella di cui vi accennavo prima. È possibile sul mio custom element tenere sotto osservazione alcuni attributi della mia applicazione. Questo perché? Perché sostanzialmente dovrei avere la necessità, ad esempio, a seconda della variazione di alcuni attributi, di gestire ulteriori cambi che non sono, appunto, come dicevo prima, matchati sulle proprietà. Nel caso specifico, andiamo a guardare in una classe AppDrawer che estende direttamente HTML element. Guardate qui, ci agganciamo al ciclo di vita della nostra del nostro custom element, l'attribute changed callback quindi verrà triggerato ogni qualvolta verranno intaccate, quindi come dicevamo prima, aggiunte, modificate, rimosse le seguenti i seguenti attributi. Nel momento in cui vengono scatenati alcuni di questi attributi, ad esempio disable, siccome non hanno un corrispondente non esiste un corrispondente della proprietà sull'attributo, saremo noi al cambio del disable di fare il set attribute, che ne so, nel nostro caso specifico, di tab index ed area disable, per far sì che l'accessibilità, ad esempio, del nostro componente sia valida e soprattutto che appunto consenta a chi non può magari vedere o sentire di utilizzarlo anche con dei reader più specifici per le loro esigenze. Oh, scusate, purtroppo ho le slide che non camminano particolarmente bene. Ok, vedremo dopo, vi ripeto, un piccolo esempio di custom element. Passando rapidamente allo Shadow DOM, io non ho idea di quanto tempo sia trascorso, non importa. L'altra delle caratteristiche fondamentali, delle tecnologie fondamentali che portano, che sposano, diciamo, i web components, sono le Shadow DOM API, che, come vi dicevo, vi consentono di legare un DOM nascosto al DOM principale. Questo ci consentirà di tenere totalmente isolato quella parte di markup e quegli stili. Uno dei tag, anche questo andando a guardarvi un po' i web components, lo troverete spessissimo come esempi, uno dei tag standard che utilizzano lo Shadow DOM è il tag video, che ad esempio al suo interno
contiene del markup e dello stile che viene gestito direttamente in maniera isolata. Piuttosto che fare chiacchiere, andiamo un attimino a vedere direttamente l'immagine, che è piuttosto rappresentativa. Guardate, abbiamo il body della nostra pagina, quindi nel DOM svariati HTML element, non importa quali essi siano, dove sono piazzati. A un certo punto incontriamo il nostro custom element, che avrà al suo interno uno shadow DOM che sostanzialmente offrirà in maniera totalmente incapsulata dell'HTML e dello stile. Ci sono una serie di nomi da individuare quando si utilizza lo shadow DOM, e alcuni di questi li ritroviamo molto già nell'approccio componenti che hanno i vari framework. Allora, il nostro custom element, cioè il tag proprio, risulta essere lo shadow host, cioè colui che ospita lo shadow DOM. Lo shadow DOM è effettivamente il contenitore che nella radice dello shadow root contiene il nostro albero, quindi lo shadow tree, che al suo interno contiene n elementi HTML ed n stili. Vediamo se va avanti, oh miseria. Scusatemi. Ok, questo è la maniera semplice ed elementare di andare a creare lo shadow DOM. Questo normalmente lo trovereste all'interno del costruttore. Sostanzialmente vado a creare un elemento header e all'elemento header vado ad attaccare uno shadow DOM grazie al metodo attackShadow. Il metodo attackShadow accetta un object literal con la chiave mod che ci consentirà di crearlo in maniera open o closed. Lo vediamo tra qualche minuto. A questo punto, allo shadow DOM, posso assegnare tutto l'HTML che voglio, che sarà completamente isolato rispetto al resto della mia pagina. Non influenzerà la nostra pagina, né tantomeno lo sarà dalla nostra pagina. Ora vediamo esattamente che cosa vuol dire. Lo shadow DOM sostanzialmente ci offre la possibilità di avere un DOM isolato, quindi sostanzialmente, come indicato nella slide, totalmente autocontenuto dal componente, quindi che non può essere interrogato direttamente tramite le interrogazioni sul DOM della mia pagina, ma attraverso lo shadow DOM stesso. Inoltre, una delle caratteristiche più interessanti ma anche dibattute, ci consente di definire delle regole CSS che sono completamente incapsulate all'interno dello shadow DOM e che quindi non sono da un lato influenzate dal resto della pagina, se non per alcune rules specifiche, sono quelle che fanno inherit, e soprattutto non vanno a influenzare l'esterno della mia pagina, cioè tutto quello che è al di fuori dello shadow DOM. Questa cosa quindi ci consente facilmente di gestire delle classi, dei selettori molto snelli, perché tanto corrisponderanno esattamente quelle regole, affliggeranno solo e soltanto il markup presente all'interno dello shadow DOM. Lo shadow DOM, ad esempio, ve lo dico perché è il framework col quale poi ho comunemente da fare, è una delle view encapsulation di Angular, perché ad esempio Angular ci consente di utilizzare direttamente lo shadow DOM, ma già l'approccio a componenti con la view encapsulation ci fa capire, ci dà la possibilità, con dei workaround, utilizzando direttamente lo shadow DOM, appunto di utilizzare questo genere di isolamento, che ci consente alla Carlona di prendere il nostro componente con lo shadow DOM, andarlo a piazzare da qualche parte, essendo sicuri che lo stile contenuto dal nostro
componente non vada a spaccare completamente tutta e tutto il resto della pagina. Guardate qui, questa è un po' la rappresentazione dello Shadow DOM. Sostanzialmente abbiamo il document tree con il nostro componente che fa da host e lo Shadow DOM con il suo Shadow Tree. Questo è lo Shadow Boundary, cioè quella sottile linea che separa lo Shadow DOM dallo Shadow Host, dal quale possiamo eventualmente far fuoriuscire o rientrare, a seconda delle nostre esigenze, alcune caratteristiche specifiche. Il risultato, sostanzialmente, che poi si avrà, è avere un flattened tree, cioè quello che verrà renderizzato sostanzialmente poi è tutto il DOM, così come lo possiamo vedere, che avrà, ripeto, una porzione di DOM completamente isolata, uno o più porzioni di DOM, a seconda chiaramente di quanti elementi sono presenti nella pagina. Questo ve l'ho già accennato, sostanzialmente le nomenclature, le terminologie utili per identificare uno Shadow DOM. Allora, vi accennavo che lo Shadow DOM è possibile crearlo in due modalità. Sostanzialmente open è la modalità che si utilizza nel 99% dei casi, addirittura nella documentazione di Google, che è il promotore, è stato il promotore iniziale dei Web Components, indica che la modalità closed è una modalità che sostanzialmente non ha molto senso allo stato attuale di esistere. Sostanzialmente con la modalità open ho la possibilità di accedere allo Shadow DOM utilizzando JavaScript, ad esempio tramite la proprietà My custom element shadow root, e quindi a quel punto posso andare a fare tutte le interrogazioni che mi servono sullo Shadow DOM. Quello closed invece lo lascia completamente isolato e quindi un po' fine a se stesso, perché lo scopo non è non dare la possibilità di utilizzare un componente come lo si desidera, bensì quella di far sì che il componente nasca safe e sia autocontenuto ed auto, come dire, ed autoincapsulato. Ecco, forse questo. Oh miseria, perdonatemi, ma le slide non so perché non stanno andando. Ok, per definire al meglio lo Shadow DOM è possibile, sono presenti delle pseudoclassi, degli pseudoelementi che sostanzialmente intervengono per lo più sull'host. Quindi ci danno la possibilità di stilizzare dall'interno del custom element stesso, quindi dallo Shadow DOM stesso, ci danno la possibilità di andare a stabilire delle rules CSS direttamente sull'host, avendo svariate declinazioni, ad esempio semplicemente indicando l'host con determinate caratteristiche che possono essere classi piuttosto che attributi e via dicendo, addirittura a seconda del contesto presente sull'host, quindi andando a valutare eventuali ancestor. Inoltre ci sono altri selettori o pseudoelementi un pochino più particolari come defined part, che offrono delle caratteristiche un pochino più avanzate e più particolari. Quindi per adesso li tralasciamo, altrimenti rischiamo di andare estremamente lunghi. Questa, abbiamo detto che lo Shadow DOM è blindato sostanzialmente dall'esterno, però questa cosa chiaramente rischia di diventare troppo blindata. Per far sì che comunque possa, ad esempio, essere gestito lo stile da fuori il componente, quindi dalla pagina che ospita il nostro web components, è possibile definire degli hook, quindi dei punti di ingresso che sono definibili tramite delle CSS custom properties. Le CSS custom properties quindi sono una, prima erano l'unica, ora è una delle modalità per far sì che dall'esterno, andando ad indicare delle custom properties, andando a indicare dei valori a delle custom properties, ci consentono, in questo caso, guardate qui, di personalizzare determinate caratteristiche
della caratteristiche, scusatemi, caratteristiche di stile, quindi custom properties interne allo Shadow DOM, anche quindi dall'esterno del mio web component. Inoltre, dicevo prima era l'unica soluzione, ora è anche possibile, non mi ricordo se sì esattamente, è anche possibile invece far sì che dall'esterno si possa andare ad intervenire sugli stili interni alla pagina, anche grazie a Part, che era uno degli pseudoselettori di cui vi parlavo prima, che sostanzialmente ci consentono all'interno di un mio web component di definire una part, un attributo part, cioè che va a indicare un elemento della mia pagina, in modo tale che io possa intervenire non sulle singole regole delle custom properties, delle CSS custom properties, bensì direttamente sull'elemento, e quindi avere la possibilità di agire in toto su quello specifico elemento, ad esempio nel nostro caso input part, standard date, e quindi poi avere la possibilità di aumentare in questo caso il font size di questi due input. Andiamo a vedere un attimino l'ultima porzione di tecnologia, ripeto ce ne sarebbero ancora, ma il tempo poi risulta essere tiranno, che sono i template e gli slot. Chi utilizza i framework normalmente c'ha già a che fare con questo genere di cose, ma sostanzialmente grazie ai tag template, ad esempio, è possibile utilizzare più istanze di un determinato markup, perché sostanzialmente ciò che viene indicato all'interno del tag template non verrà renderizzato, ma sarà possibile, grazie a delle API, l'API di JavaScript, di prendere quel template e poterlo istanziare. Un'altra cosa, e ora guarderemo un esempio, un'altra cosa estremamente interessante sono gli slot, che invece ci consentono di fare quella che è la content projection, cioè di andare ad inserire all'interno del nostro componente. Andiamo a dare uno sguardo nel frattempo, e tanto la slide ci sta tipo 20 minuti ad arrivare. Ce la faremo, ok. Questi sono gli esempi, così riusciamo ad essere più chiari. Ci consentono di proiettare del markup indicato all'esterno del componente, cioè del markup non già incluso nel componente, ma di prenderlo e proiettarlo in una posizione specifica del nostro componente, che possiamo andare a definire in maniera anche molto certosina, ma sostanzialmente lo scopo è quello. Guardiamo i due esempi. Guardate qui, ad esempio, io all'interno della mia pagina, della mia pagina o del mio componente, a seconda di dove lo vado a piazzare, un tag template con un ID che al suo interno contiene del markup. Benissimo, grazie a un query selector su quell'ID avrò la possibilità di andare a distanziare, scusatemi, lo vediamo da qui, andare a distanziare un'istanza, un clone di quel template. Infatti guardate qui cosa succede. Clone, riusciamo, importiamo il nodo e a quel punto ne facciamo un append child del clone che abbiamo appena creato. Quindi sostanzialmente il contenuto presente su questo template verrà proiettato nel document, in questo caso appendendolo al body, facendo l'append child direttamente sul body. Questo invece è un esempio di slot. Questo è il nostro custom element del quale abbiamo creato la classe, bla bla bla. Lo andiamo ad scusate, non mi ricordo questo esempio. Ok, andiamo a definire il nostro custom element regolarmente, oppure potremmo far sì che il nostro, aspettate perché ok, perdonatemi, questo è il contenuto del nostro custom element, nel quale, guardate, viene posizionato uno slot. Questo slot
è il punto in cui verrà posizionato tutto ciò che sarà che sarà messo tra l'apertura del mio custom element e la chiusura dello stesso. In questo caso sto andando ad aggiungere solo del testo Shadow DOM, ma il risultato finale sostanzialmente sarebbe questo. Ovviamente sugli slot, in particolar modo, è possibile, vediamo se dopo c'era indicata qualcosa, ok, no, negli slot è possibile lavorare in maniera molto certosina, perché posso gestire più slot all'interno dei miei custom element, posso dare una definizione specifica e quindi scegliere che un determinato contenuto vada a finire su uno slot piuttosto che un altro. Quindi sotto questo punto di vista la tecnologia offre tantissimi vantaggi. Voglio andare un attimino a stringere, perché già siamo andati un po' lunghi. Sostanzialmente, quindi, scusate, ho perso il puntatore. Okay. Sostanzialmente, quindi, grazie agli slot e template, posso gestire in maniera dinamica tutto quello che è il markup all'interno del mio custom element e quindi del mio web components. Infine, è possibile gestire dei custom events che fanno parte dell'API di JavaScript, che ci consentono sostanzialmente di gestire appunto degli eventi custom all'interno dei miei componenti, e sostanzialmente mi danno la possibilità di fare bubbling e definire se voglio far sì che quel mio custom element esca o meno dal mio web component, e non solo, posso anche gestirne eventualmente il target, cioè definire se il mio custom event deve, al di fuori del mio web component, avere come target il web component o l'elemento che al suo interno ha provocato il custom event, proprio intendo come target. Guardiamo, questo ad esempio è la definizione di un custom event in connected callback, quindi in uno dei loop del ciclo di vita. Vado a dispacciare un nuovo custom event con i propri detail ed un messaggio. Al di fuori del mio custom element posso andare quindi a catturare direttamente il mio evento e quindi magari prendere in carico il mio message dall'attributo detail. Vabbè, questo la chiave composed invece ci consentirà appunto, come vi dicevo prima, che se il custom event viene provocato dallo Shadow DOM, decidere se uscirà o meno dal nostro Shadow DOM e quindi dal custom element. Ok, ora vi faccio vedere direttamente un esempio, in questo caso scritto con Angular Elements. Se abbiamo poi il tempo, vediamo di mostrare magari anche qualche altro esempio. Sostanzialmente, guardate, scusatemi, prendo un esempio, guardate qui, che era poi quello del titolo in realtà. Sostanzialmente questa è una banalissima pagina HTML che non ha nessuna caratteristica particolare, HTML puro e nulla di più. Questa pagina HTML sostanzialmente ha un web component, che è questo, che va a puntare delle API di WordPress. Io WordPress lo sconosco, ma esponendo le API riusciamo a puntarle, e che comprende al suo interno tutta la logica necessaria per utilizzarlo. Ad esempio, la possibilità, ovviamente non funziona, no? La possibilità di filtrare. Vi faccio vedere però cosa realisticamente abbiamo dovuto scrivere, in questo caso in Angular, per utilizzare questo component. Innanzitutto, questa è la pagina che stavamo vedendo, una semplice pagina HTML con un po' di Bootstrap dentro. Per utilizzare il mio component ho dovuto semplicemente prendere il pacchetto
prodotto, quindi in questo caso prodotto da Angular con un piccolo processo che ci sta dietro, ma poco importa. Sostanzialmente questo è il prodotto del custom element, che nel vostro caso, se lo si scrive in vaniglia, potrebbe essere tranquillamente la classe con la registrazione al register. E poi l'unica cosa che sono andato a fare è questa, guardate qui. Ho utilizzato un custom element fatto da me. Questo custom element, grazie ad Angular nello specifico, ma esattamente come è possibile fare, quindi utilizzando degli attributi che si possono riflettere sulle proprietà, come vi ho accennato prima, che possono essere monitorati, come vi accennavo prima, mi offrono la possibilità di customizzare il mio elemento grazie a degli input, quindi posso anche eventualmente popolare degli slot dall'esterno, quindi andare a proiettare del contenuto dall'esterno. Questo lo trovate su GitHub, vi forniremo poi il link, suppongo. E basta, sostanzialmente tutto il lavoro avviene all'interno del nostro componente, in questo caso Angular. Guardate qui, il componente Angular è un componente piuttosto banale per chi conosce Angular, ma la sostanza è molto semplice. Sostanzialmente ha degli input che ci consentono di prendere in ingresso dei valori, in output che si trasformano sostanzialmente in un custom event, che ci consente poi quindi di interrogare, ad esempio, nel caso specifico, perdonatemi, scendo, ad esempio nel caso specifico, quando viene selezionato un post. Ad esempio, ok, niente ragazzi, scusate, è impazzita la macchina, ok, ad esempio nello specifico quando viene cliccato uno dei miei articoli. Se andiamo a riguardare l'index HTML, quello che ho fatto è solo stare in ascolto dell'evento che Angular ha trasformato in un custom event in questo caso. Quello che quindi, e poi se Matteo mi dà ancora del tempo andiamo a vedere magari qualche altro esempio. Quindi quello che è possibile fare grazie ad esempio ad Angular Elements, ma piuttosto che altre librerie come libElement, è andare un attimino a non preoccuparci tanto di come debba essere scritto un componente in vaniglia JavaScript. E vi ripeto, se abbiamo un attimo ora prenderò un esempio concreto per farvelo vedere in vaniglia, ma ci danno la possibilità di astrarre moltissimo tutte queste problematiche, ma produrre in particolar modo libElement, che è la libreria che io nel caso specifico preferisco, che diciamo è una costola prodotta dal progetto Polymer, sostanzialmente ci consentono, con lo studio, credetemi, di un giorno al massimo, di avere dei custom, dei web components totalmente standard, totalmente utilizzabili da tutte le parti. Ok, va bene, questo era quello che vi avevo già detto. Nelle slide che vi forniremo, e ora vi ripeto, mi auguro che possa avere il tempo di farvi vedere un esempio, vi faccio vedere che sostanzialmente i web components sono già è possibile già utilizzarli praticamente dappertutto. Qui Edge era ancora in versione non basata su Chromium, quindi anche questo in realtà oggi è stable. Di conseguenza l'unica cosa che mi servirà in caso di utilizzarlo su browser pregressi è appunto di utilizzare qualche piccolo polyfill che funziona benissimo. C'è solo qualcosina nello Shadow DOM, ma in linea di massima è assolutamente possibile utilizzarli. Questo perché, ragazzi? Perché ci consentiranno di scriverli e di utilizzarli dappertutto. Li possiamo scrivere in vaniglia JavaScript, che è una delle cose che suggerisco di fare all'inizio, ma poi
di utilizzare uno strumento che sia Lit Element, che sia Stencil, se volete Angular, piuttosto Svelte, tutto quello che preferite, ma che ci daranno la possibilità di creare qualcosa che poi non sarà necessario legarla a un framework specifico, ma utilizzarlo un po' dappertutto. Addirittura, questa la do solo per mettere un po' di pepe all'interesse di voi tutti, addirittura è utilizzare Web Components è una delle strategie più comuni per gestire il micro front-end. Quindi questa la lascio un po' così, quindi chi ha voglia poi sotto questo aspetto eventualmente possiamo approfondirlo insieme. Nelle slide, che vi ripeto vi forniremo, c'è una serie di esempi, di librerie, di documentazione, di UI libraries. È un argomento che sta andando estremamente, estremamente forte. Ci sono intere piattaforme che stanno puntando su questo, vedi Salesforce ad esempio, che è una di queste, che ha tirato fuori una UI libraries che si chiama Lightning Components, ad esempio. Quindi il momento è estremamente topico. A me la batteria mi sta abbandonando, fantastico. Se ho qualche minuto e la batteria non mi molla, sarei felice di farvi vedere un ulteriore esempio. Datemi giusto un secondo. Matteo, tu in caso intervieni, dimmi se c'ho o non c'ho il tempo. Giusto un istante. Ok. Matteo probabilmente è scappato. No, ci sono. Ah, no, credevo fosse. Si può fare un altro esempio. Intanto raccogliamo pure le domande. Ok, datemi giusto un secondo. Ma va bene, apriamo questo e vediamo cosa troviamo. Uno di questi esempi che ora andremo a cercare, ragazzi scusatemi ma la macchina proprio non mi vuole dare retta. Guardate, questo è l'esempio di un custom element che sostanzialmente, quindi di un web component, che sostanzialmente carica da sé le immagini in modalità lazy. Io mi auguro di arrivare con la batteria, non so perché è morta. Guardate qui, ve lo faccio vedere molto rapidamente. Grazie alla classe lazy image, cioè definisco la mia classe lazy image, che estende da HTML element, come vi facevo vedere prima, determino alcuni attributi per essere monitorati, per attivare il mio hook, che andrà a verificare se sono state apportate delle modifiche. Guardate qui, nel costruttore andrò a creare il mio Shadow DOM in modalità open, quindi interrogabile dall'esterno, nel quale andrò ad inserire degli stili e del markup che saranno completamente isolati, quindi non influiranno mai al di fuori di questo componente. Quindi, per farvi giusto l'esempio, questo ID non andrà mai in conflitto né con un ID uguale presente nella pagina né con un ID presente in un'altra istanza di questo componente. Guardate qui, vado abbastanza rapido. Nel ciclo di vita del connected callback, quindi quando questo componente viene agganciato al DOM, vado ad agganciarmi all'event listener load. E guardate qui, tramite un intersection observer, che è un API JavaScript che ci consente di capire se un elemento, tra le altre cose, di capire se un elemento è all'interno, mi è venuto un lapsus, comunque se è visibile in quel momento sulla pagina, scusatemi. Guardate qui, l'altro momento del ciclo di vita mi consente di monitorare gli attributi, quindi vedere qual è l'attributo che è cambiato. Potrei gestirne il vecchio valore e il nuovo valore e posso quindi eseguire delle operazioni come ad esempio un set attribute piuttosto che definire, variare delle proprietà, fare insomma
tutte le operazioni che mi servono per il caso, qui è un esempio come possono essere tanti altri, viene eseguito l'intersection observer, cioè viene controllato nello specifico se l'immagine risulta essere presente nel mio nella mia pagina, e guardate qui, sostanzialmente una volta che il mio dov'era, ok, qui, una volta che il mio la mia immagine viene caricata, ad esempio viene dispacciato un elemento all'esterno. Alla fine dei giochi l'ultima cosa che farò sarà definire il mio custom element con un tag lazy img. Ragazzi, qui dentro ci potrebbe essere tutta la logica semplice o complessa del caso, ma tutto poi si ridurrà alla definizione di un custom element che nella mia pagina banalmente, guardate qui, dovrebbe essere questo, guardate, andrò semplicemente ad indicare come un tag nel quale, poi se volete c'è anche questo esempio nelle slide per poterlo vedere con un po' più di pazienza, semplicemente quello che andrò a fare sarà andare ad indicare, piuttosto che il classico tag image, indicherò questo mio tag specifico, lazy image, dove andrò a identificare degli attributi che potrebbero essere variati, che quindi consentiranno dei comportamenti particolari, andrò ad indicare l'immagine, se riusciamo, ma credo di no, perché vi volevo fare vedere anche il risultato. Spero che possa. Semplicemente scendendo nella mia pagina, una volta, come avete visto, prima c'era il loader, a quel punto verrà caricato. Attenzione, oggi il lazy loading è possibile farlo anche in altro modo, però questo è assolutamente un esempio lampante di come una funzionalità molto specifica, molto importante e molto riutilizzata grazie ai Web Components può essere portata in giro per la mia code base ed essere riutilizzata n volte senza disturbare nessuno. Ultima nota che voglio sottolineare: posso scrivere un'applicazione interamente con i custom, con i web components? Volendo sì. Meglio però affidarsi ai vari framework ed utilizzare i web components all'interno di quei framework. Perché, almeno questa è una mia idea, per carità, poi assolutamente discutibile, perché ci offrirà la possibilità di gestire anche tutto il resto, vedi routing, vedi la modularità di un progetto piuttosto che il motore di dependency injection e quant'altro. Se mi date un secondo, faccio quest'ennesima brutta figura, vado a prendere il caricabatterie, mi vergogno tantissimo, a meno che non ci sono domande. Dimmi tu, Matteo. No, ci sono delle domande. Ma sono facili o difficili? Sono abbastanza facili. Allora, abbiamo un suggerimento dalla regia di Marco Boffo, che diceva che la parola che ti stava sfuggendo era viewport. È mortale, grazie, ringrazio la mortaccia. Non allora, mettiamo un cuore. Tutto rivolto a lui, grazie caro. Ragazzi, il 4% siamo al filo del rasoio. Vai pure a prendere. Sì? Ciao, metto in sospeso un attimo la cosa. Allora, poi ci sono delle altre domande, così intanto potete farne delle altre. Abbiamo Davide Brognoli che chiede se i web components sono SEO friendly. Poi c'è qualcuno che dice che è da pazzi. Se l'alimentatore non va da Maometto va all'alimentatore. Ah, c'è un certo Michel Murabito. No, non lo voglio salutare, Michel Murabito. No, lascialo stare. Che dice? Che dice che è da pazzi usare solo Web Component. E allora, era d'accordo con me, sono felice. Mentre c'è Davide Brognoli. C'è Davide Brognoli che chiede, vediamo se riusciamo. E io come le posso vedere, scusami, queste domande? Giusto? Adesso le vedi anche qui a video, sono comunque nei commenti sul video di Facebook. Comunque, Davide Brognoli ci chiede, buonasera, volevo sapere se i Web Components sono SEO friendly, grazie.
Ah, bella domanda. Allora, i web components di base sono dei tag, quindi sostanzialmente lo sono, non è server side rendering. Cioè, scusami, non necessitano di un server side rendering. Ovviamente, se i web component vengono istanziati poi dinamicamente a runtime, cioè scusatemi, programmaticamente, in quel caso no, ma come non lo sarebbe un tag che verrebbe aggiunto in seguito tramite l'API di JavaScript per la manipolazione del DOM. Quindi ritengo che di rispondere che sì, lo sono. C'è una cosa da sottolineare che prima avevo accennato e poi poi ho trascurato. Sostanzialmente esiste un momento in cui il custom element è indefinito, cioè è un unknown element, ok? Questo è il tempo che trascorre tra l'individuazione del tag, la registrazione del tag deve avvenire, normalmente avviene a fine pagina, prima viene identificato il tag, risulta essere unknown element, a quel punto viene poi definito perché il registry se ne accorge e lo riesce a distanziare, ma questo fa parte del processo di rendering. Attenzione però, perché prima nelle slide avevo fatto vedere che ad esempio ci sono dei selettori CSS che ci consentono di, e anche delle API, che ci consentono di capire lo stato in cui ci troviamo, cioè se quindi siamo ancora non definiti o quando diventeremo definiti. Tramite il registry è possibile andare ad indagare sia su questo genere di informazione, sia anche, come dicevo prima, sugli eventuali custom element che sono presenti sulla pagina in quel momento che sono stati istanziati. Questo è per essere ancora più completi, nei limiti del possibile, nella risposta. Ok, stavo guardando se ci fossero altre domande, a parte Michelle che si scusa di essere arrivato in ritardo. Ma io voglio bene a Michelle a prescindere da tutto. No, in realtà non abbiamo altre domande. Non si è capito un tubo, si è capito tutto. Se sono tutti ammalati, magari, non lo so. No, ma ci auguriamo anche di no. Quindi facciamo una cosa, togliamo questo, facciamo apparire questo. Non so quanto si veda, magari devo fare anche... Zoomelo. Così. Si vede? Sì. Questa è la nostra pagina Eventbrite, dove ci sono tutti quanti gli eventi. Come vi abbiamo segnalato, l'evento di maggio è stato rinviato, come è stato rinviato anche il JS Day, quindi terremo un meetup classico, non faremo c'è anche un'altra domanda, ovviamente arrivano sempre quando comincio la parte finale. Dai, abbiamo il tempo per poterla fare, tanto ci stiamo divertendo questa sera. Nessuno può uscire. A casa mi hanno dato per disperso, tranquillo. Chiedo se magari l'hai detto, ma qual è la compatibilità? L'ho detto prima, sostanzialmente tutti i browser moderni sono assolutamente compatibili. È possibile utilizzare serenamente i custom element. Per i browser più datati è possibile avere, no è possibile, sono disponibili dei polyfill che li rendono compatibili al 99%, ma non tanto sulle macro caratteristiche, ma su eventuali micro caratteristiche. Una, ad esempio, di queste, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, che il callback adopted è ad esempio uno di quelli che non viene polifillato, ma in realtà non è neanche praticamente quasi mai utilizzato, quindi diciamo si possono utilizzare piuttosto serenamente. Lì poi sta tanto non solo a quello che vado ad utilizzare, custom element o comunque al web component che vado a scrivere, ma anche su quello che gli vado a scrivere te. Che cosa intendo? Nel caso, ad esempio, dell'esempio rapido che abbiamo visto, il lazy image, trovavamo ad esempio l'utilizzo dell'interception observer.
quello è possibile che qualche browser non lo renda compatibile. Infatti, ad esempio, in quell'esempio si lavora di fallback, quindi cioè, comunque il polyfill è per la tecnologia Web Components, ma non per la codebase che potrebbe contenere il Web Component, chiaramente. Ok, quindi direi che la domanda è stata soddisfatta, quindi facciamo così. Ringraziamo Francesco del suo talk. Ci sono gli applausi. Aspetta, ci sono gli applausi. Quindi grazie. Posso dire una cosa sola? Sì. Che non vuole essere né romantica né altro. Siamo andati lunghissimo, un'ora e venti. Il momento è quello che è, lo sappiamo. Mi dispiace di non esserci potuti incontrare e fare una cosa del genere dal vivo. In fondo così riusciamo a raggiungere anche persone non localizzate, va bene lo stesso. E quello che voglio dire è che mi auguro ci saranno occasioni di incontrarsi, ma non solo tra me e te, ma che questo momento passi in fretta. Lo dico, io sembro tutto nero, guarda, siete solo qua. Lo dico perché il momento è tosto, sicuramente lo è per tutti, lo dico perché non voglio fare pubblicità a quello che stiamo provando a fare, ma ad esempio noi nel nostro piccolo stiamo organizzando un evento a Catania, una conferenza a Catania, e anche nel nostro piccolo stiamo subendo questo momento difficile. Quindi se ognuno di noi riesce a fare qualcosa per gli altri, non è male. E può essere da un'iniziativa come la vostra, che è bellissima, che non molla quindi, e che offre comunque agli altri la voglia di condividere, la voglia di esserci comunque, piuttosto di dire no, vabbè, lasciamo perdere, buonanotte. Questa è una cosa molto bella, quindi non voglio fare il moralista di chissà che cosa, perché non mi si adegua tanto come figura, però perlomeno proviamoci. Quindi volevo ringraziare il Sud, che volevo ringraziarti sia per aver invitato, sia per non aver mollato, che è una cosa molto, molto, molto bella. E quindi bravi così. Non so, questi effetti sonori di YouTube sono quanto scadenti. Preferisco quelli live, speriamo di tornare live quanto prima. Ma allora, sì, ce la faremo. Torniamo così, per dire che questi sono... sbaglio sempre. Questi sono gli eventi che sono in programma. Il primo è quello di oggi che abbiamo finito. Il prossimo evento è il 22 di aprile. Parleremo di TypeScript. Speriamo di tornare a farlo dal vivo, veramente. Altrimenti StreamYard e la diretta su Facebook ci ospiteranno volentieri, ma speriamo non ce ne sia veramente bisogno. Io ringrazio ancora Francesco, tutte le persone che grazie ci hanno seguito fino alla fine, ringrazio gli sponsor che comunque ci supportano nonostante questo periodo, quindi vi ricordo West House e The Groove, se tornate all'inizio del video ci sono anche i contatti, e che dire, grazie mille ancora, buona serata e state a casa.